Arrivi a Catanzaro, questa nuova avventura, con che spirito, con che determinazione, insomma, si sa che Catanzaro ha ambizioni importanti, tu insomma vorrai essere una pedina altrettanto importante per questa ambizione, no? Beh sì, ovviamente sono stato chiamato dal Catanzaro perché comunque è una società ambiziosa che vuole fare un campionato di vertice e sicuramente vengo qua con lo spirito giusto, insomma, per cercare di fare questo campionato di vertice, insomma, di dare il massimo per provare a fare campionato, insomma, importante. Riuscendo in Serie C, problemi particolari o insomma magari ti piacerebbe insomma ritornare magari in Serie B con Beh, Catanzaro, ovviamente è stata una scelta immagino. caratterizzata anche da questa cosa. Comunque sì, scendo di categoria, ma con la consapevolezza che c'è la possibilità di poter fare un campionato per ritornare a riconquistare la categoria, insomma. Allora, Gliaudetti voleva un mancino per la fascia sinistra, il Catanzaro aveva puntato da un po', poi ha chiuso della scorsa settimana. E le tue impressioni di questi primi 8 giorni di lavoro, ambientamento, anche dal punto di vista tattico, che impressione ti ha fatto il Catanzaro Gliaudetti? Ma allora, è un allenatore, insomma, che lavora molto anche a livello fisico, insomma, anche negli allenamenti sono belli tosti, però insomma, anche a livello tattico è un allenatore preparato che sa come far muovere la squadra, insomma, fa giocare un buon calcio le proprie squadre. E quindi anche la scelta di venire qua è stata caratterizzata da questa cosa, insomma. Torni dalla Serie B, che tipo di campionato ti aspetti da parte del Catanzaro e che obiettivi personali L'obiettivo, come ho detto prima, di cercare di fare un campionato per puntare a vincere e per cercare di tornare in Serie B. Sarà un campionato difficile, ovviamente. Poi per me, per quest'anno, è la prima volta che gioco in un campionato del girone C, insomma. Sarà diverso, quindi non vedo l'ora di cominciare per vedere com'è. Avanti, per quanto potrebbe stai momento una scoperta, già che hanno utilizzato, quali le differenze tra quello applicato da Legano e la cercatore di hotel? Beh, alla Ternana comunque De Cagno utilizzava spesso la difesa 4 più che a 3 e ovviamente è diverso perché comunque essendo un terzino nella difesa 4 comunque hai più responsabilità nella fase difensiva e poi vabbè sì comunque c'è la possibilità di spingere in avanti. Con il 3-4-3 comunque c'hai più possibilità ad attaccare in avanti. E sapendo che comunque dietro ci sono giocatori che sono disposti a coprirti di più le spalle. È un ruolo che a me non è nuovo, perché anche a Padova comunque ho giocato con un modulo 3-5-2 facendo il quinto e diciamo che è il ruolo con cui forse esprimo meglio le mie caratteristiche. Senti, squadra completamente nuova, Catanzaro, siete praticamente quasi tutti negli arrivi, c'è un mini gruppetto che arriva dalla Ternana, questo potrebbe in qualche modo precipitarvi, naturalmente quello che ci si immagina è che insomma, ci vorrà un po' di tempo prima di vedere il giusto amalgama da tutti voi, no? Insomma, in questo momento state lavorando anche da tempo, tu un po' di meno, però insomma è una squadra che deve ancora essere costruita, soprattutto si deve testare su quelle che saranno le partite vere di campionato. Sì, sicuramente, questo verrà col lavoro. Sì, conoscevo già alcuni giocatori con cui ho giocato l'anno scorso e altri con cui ho giocato in altre squadre. Ovviamente la squadra è nuova e bisogna conoscersi meglio, ma questo poi comunque lo si farà negli allenamenti e
l'allenatore è sicuramente bravo in questo. In queste partite già domenica si può iniziare a far vedere, insomma, che il gruppo è un buon gruppo e si può cominciare a lavorare bene. Senti, a questo proposito, per quanto riguarda l'ultima cosa, un autentico casino, non si capisce niente, se dici che non si sa quanto parte, non si sa quali saranno le vostre avversarie, quanto disturba questo tipo di circostanza, insomma, dal tuo punto di vista come la giudichi? È una situazione particolare. Secondo me non si doveva arrivare a questo punto. Ci sono delle regole e andavano rispettate. Purtroppo siamo qua ad aspettare ancora e non ci si può fare niente. Bisogna cercare di lavorare, guardare soltanto in campo la nostra parte e concentrarsi su di noi stessi, e poi quando comincerà a far vedere quello che siamo capaci di fare, insomma. Domenica finalmente risolvi il Basilino contro la Cavese, a che punto sei, se sei pronto poi a giocare da titolare? Beh, se l'allenatore mi schiererà subito al primo minuto sarei felice, penso di essere pronto, insomma, per giocare una partita intera. Comunque anche nel ritiro con la Ternana comunque ho fatto partite di 90 minuti, quindi penso di essere pronto. Ok, posso? Ok, grazie.